Ultimo appuntamento con Yokai Watch Academy, vita da studenti, benvenuti nel finale di questa fantastica avventura. Parliamo con Zazel per poter tornare al... Aspetta, cos'è successo? Vabbè, al livello superiore 1, ok? Sì, vorrei andare sopra da Enma, ok? Grazie. Il demone rosso che ha distrutto stelle ha annientato popoli innocenti. Se vogliamo salvare l'universo, ci resta solo lui da sconfiggere. Anche se abbiamo visto di cosa è capace, non possiamo tirarci indietro. Dopotutto c'è in gioco la salvezza della Terra, non dimenticatevelo. Bene, il momento è giunto. Siete pronti per affrontare Masera Titano? Sì, è tempo di salvare l'universo! Ho una domanda, Emma. Come faremo a combattere Masera nello spazio? Tranquillo, Tristano, sarà un po' come nuotare nel mare. Non credo che sia la stessa cosa, Gibastiano. Non preoccupatevi di questo, ragazzi. Il mio asso nella manica è pronto. Ah, giusto, era quel progetto di cui parlava tempo fa, vero? Beh, di cosa si tratta? Per pareggiare le dimensioni di Masera, avevo pensato di usare Mega e Zord Y. Purtroppo però sarebbe stato impossibile usarlo qui. In effetti, ora che ci penso, non è stato progettato per lo spazio, vero? Esatto, ecco perché ho creato il robot più potente di sempre. Sto parlando del Mechaizord Enma! Il Mechaizord Enma? Proprio così, la sua forza è 500 superiore a quella dell'originale. L'ho costruito in gran segreto e ora il progetto è stato terminato. Una nuova arma segreta targata Enma, wow! Mi sentite, ragazzi? Stiamo per procedere al lancio del Megazord Enma. Fantastico, grazie signorina Vapori. Bene, ci siamo. Salite su Megazord Enma e sconfiggete Masera. Sì, forza, andiamo! Bello. Vai, partiamo con un paio di pugni allora. E ci difendiamo. E vai! Ah, ma fa anche il soprasotto lui. Oh, che malino. No, beccati questo. Kamehameha! Oh, è forte, eh. Aspetto che attacca e poi ecco qua. Vai, fuoco! E... ok, vai. Che poi sembra la canzone del Gekko Gerwai alla fine. O Megazord Y, se preferite. Kamehameha! Però è un po' lento a sparare e anche a difendersi, eh. Ah, però è resistente comunque il Megazord Emma. Why? Haha! Ma cosa mi succede? Mi sento pieno di energia. Eh sì, aria. Questo è il potere della Terra! Il pianeta conta su di noi! Proprio così! In questo momento tutta la Terra combatte con noi! Round 2! Fight! Oddio, doppia... Oh, cavoli! Oh, che fai? 1, 2, 3... E... Zangete! Aiuto! Vai! Ok, e poi va giù. Ok, no, difendi, bravo. E Kamehameha. Ah, quello se prendeva faceva male, eh. No, però sempre così fai, mo. Ha! Beh, questa era facile, dai. Sembra che Megazord Emma non reggerà per molto, ma in realtà... Regge, regge. Puoi rialzarti quante volte vuoi, ma non vincerai mai, Masera! Ehi, sta scappando in ma è terra steso, quando dove scappa? Non ci sfuggirai, Masera! Fermati immediatamente! Perché vi ostinate tanto? Il mio potere è limitato. Posso farmi a pezzi come voglio, senza neanche durare fatica.
Ne sei sicuro? Secondo me ci stai sottovalutando. È vero, noi terrestri siamo deboli quando combattiamo da soli. Tuttavia, se uniamo le forze, diventiamo imbattibili. Ci sosteniamo l'un l'altro e insieme portiamo avanti le speranze della Terra. Proprio così, chi conta solo sulle sue forze non potrà mai sconfiggerci. Sai cosa ci rende diversi da te? La volontà di proteggere qualcuno. Tu invece solo sei e solo resterai. Nessuno vorrebbe essere tuo amico. Inoltre ora non siamo solo noi 10, c'è l'intero pianeta Terra con noi, sai? Puoi continuare ad attaccarci quanto vuoi, ma non riuscirai mai a batterci. Esatto, saremo noi a vincere questa battaglia e così salveremo la Terra. Sciocchezze, queste parole non hanno senso per me. Il mio corpo è ribelle di rabbia e brama le tenebre più profonde. La tua nuova forma non ci fa paura. Arrenditi una volta per tutte. Forma e dimensione non hanno alcun senso nello spazio. Cosa? Maggiore la dimensione di un pericolo, maggiore è anche la disperazione che causa. Ecco perché ho scelto questa forma. Non ci sono altre ragioni. Ora però è giunto il momento. Il momento di farmi a pezzi, terrestri. Io sono l'essere supremo. Il buco nero che inghiotte la vita. Che potenza incredibile! È come essere risucchiati dalla corrente! La vostra fine si sta avvicinando, terrestri. Siete pronti? No, che non lo siamo! E presto te ne accorgerai anche tu! Siamo qui per salvare la Terra, per questo ti sconfiggeremo, Masera! Potrai anche esserti rafforzato, ma per noi non fa alcuna differenza! Forza, ragazzi! È il momento della resa dei conti finale! Ma voi terrestri non vi arrendete mai, non è così? Mazera, Titano. E beh, allora direi di trasformarci subito, no? Ovviamente l'attacco intanto va, però io non riesco a schivarlo. Shikokumaru. Ah, questo è quello che taglia a metà, giusto? Sì. Ok, mi potenzio e poi ti attacco. Non posso passare qua perché fa male se ci passo sopra. Quindi se lui... Aspetta che... niente, mi ha preso proprio forte. Ma perché fluttua? Non fluttuare. Bene. Ah, però gli faccio abbastanza maluccio, non male, pensavo peggio. Ok. Ok, perfetto, preso. Ottimo. Vabbè, la discoiattola è quasi andata, ma non importa. Grande la discoiattolo, però che riesce a resistere. Ora fa una cosa, la discoiattolo. Mangia. Mi è finita? E mo che gli faccio a questo? Guarda, io aspetto di qua, Mi limito a schivare gli attacchi se arrivano. Piovra aliena, vai, combatti per me. Vai, aiuto. Ma penso che... Ah, però, no, un po' l'ho evitato però un po'. Questo no. Questo, vabbè, questo non... No, è chiaro, Ah, andati... Ah, tutti e tre andati. Ah, ok. Tutti e quattro andati. Ah, perché c'è quello che ci fa fluttuare ora quando fa così. Va bene, non me lo ricordavo proprio. Come mi ha fatto muovere? Continuare.
animali.
Andato, vai. Mamma mia, ragazzi. Tosta questa, eh. E stavo da solo. Vabbè, l'avete vista la lotta, l'ho messa praticamente tutta, quindi non è che è stato troppo... Oddio, che era quel suono brutto alla fine? Dannazione, non è possibile! Come diamine ho fatto a perdere contro di voi? Non può finire così! Io regnerò su questo universo! Ah, ha fatto Thanos. Quindi abbiamo vinto? Così pare. Sì, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo finalmente sconfitto Masera! Incredibile, non riesco quasi a crederci. Beh, in effetti è stata una battaglia lunga e sofferta. Aspettate un attimo, ancora non l'abbiamo sconfitto. Ehi, ora che ci penso hai ragione! Dobbiamo eliminare il buco nero! Esatto, in fondo è da lì che ha avuto tutto inizio. In tal caso sarà meglio tornare subito al missile di istruzione X. Sono d'accordo. Se vogliamo lanciarlo di nuovo dovremmo tornare sulla Terra. Bene, allora è deciso. Inserisci tu le coordinate, Aria? Ma certo, lasciate fare a me, ragazzi. Ehi, Aria, lascia che ti dia una mano anch'io. Mi farebbe piacere aiutarti. Va bene, Rosa, conto su di te. Oh no, questo non ci voleva! Che succede, ragazze? I resti del meteorite su cui abbiamo spiato Mazzara si stanno disperdendo. Cosa? In queste condizioni purtroppo il razzo non riuscirà a farsi strada da solo. Quindi non possiamo raggiungere il nucleo centrale di Masera? Caspita, si mette male, c'è qualcosa che puoi fare, Aria? Beh, una soluzione ci sarebbe, ma potrebbe essere pericolosa. In poche parole, qualcuno dovrà pilotare il razzo fino ai bordi del buco nero. Ma in questo modo? Uno di noi dovrà sacrificarsi per distruggerlo. Ma non è possibile, deve esserci per forza un altro modo. Beh, se lasciassimo il razzo in tempo potremmo anche riuscire a salvarci. Mi dispiace, ma se stai pensando a teletrasporto, la risposta è no. In quanto yokai non posso allontanarmi così tanto dalla superficie terrestre. Per questo non potrete fare affidamento su di me per tornare indietro. Ma allora che cosa possiamo fare? Io un'idea ce l'avrei. Voi tornate sulla Terra, penserei a pilotare il razzo. Cosa? No, non se ne parla, non possiamo abbandonarti qui. Matteo ha ragione, non puoi prenderti questa responsabilità da sola. Mi dispiace, ma se vogliamo eliminare il buco nero non possiamo fare altrimenti. No, Aria, non ti abbandoneremo così. Rimarremo tutti a bordo del razzo. Ryan ha ragione. Dopotutto, Masera merita una lezione da tutti quanti noi. Ragazzi. Bene, è deciso allora. Sembrerebbe di sì. Aspettate, siete davvero sicuri di volerlo fare, ragazzi? Certo, dopo tutto è in questi casi che si vede la forza di una squadra. Sì, avete ragione. Bene, è il momento di dare il via all'operazione. Sei pronta, Aria? Sì. Bene, abbiamo superato con successo il gruppo di detriti. Roger. Allora inizierò subito con il ricalcolo delle coordinate di Masera. Un attimo, dove è andato il vicepreside? Oh, deve essere stato riportato sulla Terra a causa della troppa distanza da essa. Bene, ricalcolo effettuato, riesco a vedere il buco nero. Ottimo, allora non ci resta che procedere. Ben detto, Niada. Forza, andiamo. Aspettate, c'è qualcosa in tutta questa storia che non mi torna. Ma che dici, Matteo? Stiamo per salvare la Terra. Sì, però... come abbiamo fatto a lottare contro Masera su quel meteorite? Che intendi dire? Voglio dire, eravamo nello spazio e lì la gravità è ben diversa dalla nostra. Eppure, nonostante questo, abbiamo combattuto normalmente. In effetti è piuttosto curioso, non ci avevo fatto caso. E se fosse stato tutto merito della nostra FNY? Sì, potresti aver ragione. La FNY è davvero fantastica, eh? Lo spazio, l'energia vitale. E ora la FNY. Ragazzi, ascoltatemi. Forse c'è un modo per tornare sulla Terra. Cosa?
Ora vi spiego. La FMY e l'energia vitale sono prodotte dal legame con la Terra. Se ci si allontana da essa, la loro efficacia diminuisce enormemente. Ciò comporta conseguentemente la perdita di alcuni poteri. Nonostante questo, però, possiamo ancora operare nello spazio, capite? Non molto, sinceramente. Oh, ma certo! Se la FMY ci ha permesso di lottare, potrà aiutarci anche con il buco nero. Mi dispiace, ma continuo a non capire dove vogliate arrivare. Dai, Leonardo, il discorso è molto semplice. Nonostante i nostri poteri nello spazio siano al momento molto limitati, potremmo usare ciò che ci resta per assorbire energia al buco nero. È vero. Così facendo potremmo tornare senza problemi sulla Terra. Caspita, non pensavo che la FMY fosse così portentosa. Hai ragione, anche io sono molto sorpreso. Bene, non perdiamo tempo allora, facciamolo! Usiamo la nostra FMY per annientare quel buco nero e salvare la Terra! Sì! Bene, siamo d'accordo. Preparatevi alla fuga, ragazzi. Perfetto, ci siamo. なんとかなるもんだな。エンナ先生、今お側に参ります。お前、宇宙に来てもそれかよ。見て、破壊やDXがマゼランに命中しそうだよ。これでやっと終わるんだな。長かったね、本当に。なんかいろいろ思い出しちゃうっしょ。そうだ。 希望溢れる愛の星、そこに全てがあるけれど、僕は自信。